Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi vi spiego come risolvere questo anti-cheat Vanguard su Valorant, anche problemi all'avvio. Quindi molto semplice, un video brevissimo. Quindi innanzitutto dirigiamoci su Esegui, oppure facciamo direttamente tasto Windows più R di Roma. E scriviamo service.msc. Ok, noi adesso stiamo entrando nei servizi. Ok, quindi scendiamo un po' più giù e troviamo il servizio VGC. Allora, innanzitutto, se a voi non c'è questo servizio, non vi preoccupate, ci ho fatto un tutorial su come risolvere un altro errore di Valorant e ho fatto tutto attraverso il BIOS. Quindi non ti basta che andare sul mio canale e guardarti un mio ultimo video su come risolvere questo errore su Valorant. Molto semplice. Quello che dobbiamo fare è andare su VGC. Tipo di avvio a voi sarà manuale. Voi dovete mettere automatico. Ok? Una volta applicato, messo ok. Andiamo su Valorant, però non sul gioco. Apri percorso file. Riot Client Service mostra altre opzioni. Questo è del Riot, però non dobbiamo andare sul gioco, quindi. Proprietà. Compatibilità e segui questo programma come amministratore. Ok, facciamo ok. Lo stesso facciamo anche su Riot, quindi apriamo il suo file, Riot Client Service, proprietà, compatibilità e segui questo programma come amministratore. Ok, fate ok e riavviate il vostro sistema. Ok. Questo qui è quello di Vanguard, Riot Vanguard della sicurezza anti-cheat su Valorant. Quindi ragazzi, se questo video vi è stato utilissimo, io vi consiglio di iscrivervi al canale, attivando anche la campanellina. Se invece non siete riusciti a risolvere questo errore su Valorant, entrate nel mio server Discord e vi aiuto io, ok? Quindi ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!